Grazie. Allora, oggi ho pensato di fare un video un po' diverso dal solito, nel senso è un get ready with me. Non ho neanche ancora scelto la palette, quindi è veramente una. Quindi sono veramente disorganizzata come mio solito, però ho un po' di prodottini diversi dal solito da usare. Parto dagli occhi oggi proprio perché non avendo idea di che palette usare, magari uso qualcosa che ha tanto fallout, allora per evitare problemi applico il mio fondo di Fenty, lo stendo un pochino con le dita. Tra l'altro ho una sensazione stranissima, nel senso che mi sento uno straccio. Ho avuto mal di testa tutta la notte. Questo sicuramente non ha aiutato, ma perché sono stupida fondamentalmente, perché avevo già mal di testa ieri sera. Ero fuori col cane, ho detto vabbè, torno e mi prendo qualcosa. Sono tornata e non mi sono presa niente. Io non posso permettermi di andare a letto con il mal di testa perché non mi passa, non mi passa, non c'è niente da fare. Devo prendere per forza qualcosa, cosa che in realtà non faccio. E quindi poi rimango con il mal di testa e poi mi sveglio a metà della notte che devo prestare. Nel frattempo sto cercando di fare un po' di spazio, che ho bisogno di qualcosa perché ho troppo male. E è un circolo vizioso alla fine, perché poi no, non mi alzo, sì mi alzo, non mi alzo, sì mi alzo, vabbè, e quindi così. Allora, forse ce l'ho fatta. Volevo solamente farvi vedere il casino cioè la quantità di palette che ho io sulla scrivania. Indash, la Beautopsy, nuovissima, l'ho già provata e ragazzi, cioè ci ho pensato dei mesi, è bellissima. Questa sarà la palette che verrà con me in ogni viaggio. Ho provato guance, contour, ombretto, no. Poi ho Star Ranch di Jeffree Star, nuova. Pensavo di usare questa in realtà oggi. Ma ho anche Plain Jane di Adept Cosmetics, bellissima. Ho trovato già due dupe. Potremmo usare anche questo colore qua, che io. Vedete come cambia il colore? Mamma mia, questa qui è qualcosa di indescrivibile. Ho le due palette di Vievre, la nuova Muse e quella vecchia che è l'Essential Palette, che sono, questa l'ho usata ieri, marroncina, rosina. Tra l'altro questa mi ricorda tantissimo la retro di Natasha Denona, bisognerebbe un po' fare un confronto. Flare Palette di Isabelle Cosmetics, Nine Pan Full Duochrome Glam Shop All Forest Site, potremmo usare anche questa in realtà, molto bella, collaborazione con Robbie T. Christie. Simply Sugar Drizzle, The Pickle Palette, bellissima. Simply Posh Cosmetic, The Northern Light, tutte duochrome sono. Sugar Drizzle, la prima, e la sequel, tutte e due duochrome. Una, due. E poi ho un po' di palette di Alien qua sopra, la Fairy Frolic che ho usato l'altro giorno, che poteva essere sabato forse. Bella. La Medusa, come la chiama mia figlia, la Lore Palette, che non so come si pronunci in realtà. Questa forse è quella che mi piace un po' meno di questa serie qua. E la Not Normal, che invece adoro, 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 adoro. Quindi detto questo, non so cosa usare, non è che nel frattempo mi sia cambiata la situazione, ma direi che potremmo, dai, usiamo questa oggi. Allora, però mi serve un ombretto per fissare, uso questo qua, un ombretto bianco qualsiasi, in realtà bianco, crema, panna, insomma, per fissare la base occhi. Perché questa qui di Fenty mi piace tanto come base occhi, ma è molto molto appiccicosa. Quindi se partite con un colore un po' scuro, poi bisogna lavorarlo tanto per sfumarlo. Quindi partiamo con. E tant'è, punteremo a fare qualcosa di verde come mio solito. Allora, parto applicando Puff Ball, come questi, anzi, questi due, mescolo questi due, Puff Ball e Chanterelle, per creare un colore di transizione.
quindi lo vado ad applicare in alto qua nella mia piega. Quindi dicevo, mal di testa che non se n'è ancora andato. Ora però in realtà ho preso la pastiglia alle 5, per cui non posso prendere niente ancora per adesso. E quindi niente, aspetto ancora un po'. Nel frattempo poi alle 7 ho fatto un po' di colazione visto che eravamo tutti a casa oggi, cioè visto che mio marito è tornato ieri e è andato via oggi. E probabilmente non lo vediamo il prossimo weekend. E stamattina eravamo tutti insieme, abbiamo fatto colazione tutti insieme. Che è un po' un evento in realtà, perché noi non facciamo mai colazione insieme in settimana. Io mi alzo molto presto e non faccio colazione in realtà in settimana di solito. Ok, ora andiamo a prendere con un pennello un po' più piccolo, tipo, boh, che non è che sia proprio piccolissimo questo, tipo questo qua di Morphe, l'M433, vado a prendere Fiddlehead, che è questo verde oliva qua. Io ho una passione per il verde oliva, c'è poco da fare. E con questo, che è molto chiaro, vado, anche spolvera anche molto in realtà, vado nella piega adesso. Lo tiro un po' su verso l'alto. Non capisco perché, a seconda di come io mi muova, l'obiettivo scurisca l'immagine. Cioè, considerando che è un obiettivo con un fuoco da 1.5, con una luce da 1.5 che dovrebbe essere super luminoso. Vabbè, poi mi vestirò anche in maniera adeguata al trucco, perché per ora sono in tuta. Non ho portato io la figlia a scuola. E quindi così, insomma, l'altro giorno sono andata da H&M sabato, siamo andati a comprare qualcosa per dei leggings per mia figlia, perché eravamo un po' a corto e ho guardato un po' di cosine che avevo adocchiato sul sito che mi piacevano, però ero un po' in dubbio. Qualche vestitino nuovo, qualche camicetta nuova. In realtà ho visto tantissime cose che mi piacciono, che di solito da H&M io non trovo tanto, trovo molto di più da Zara, ma da Zara sabato non siamo andati. E erano molto carine, veramente carine quelle cose che avevo adocchiato. Per cui poi sono tornata a casa e le ho ordinate. Poi uso Emerald City, che è questo qua, un po' più, è un filo più acceso di quello che vorrei io, però va bene. E lo mettiamo qua. E ho trovato una fantasia che mi piaceva un sacco, base nera con i fiori azzurri. C'era il vestito lungo, il vestito corto, il vestito con il nodo e la camicetta. Praticamente, a parte il vestito con il nodo, me li sono presi tutti. Perché è veramente una fantasia che mi piace molto. E poi c'era stessi modelli in rosa che mi sa molto di boho chic country, non lo so, bellissimo, bellissimo, non fraintendetemi, una fantasia che non vedo su di me, ma per esempio se addosso a due mie amiche la troverei bellissima, addosso alle mie amiche la troverei stupenda, quindi in realtà niente, io non... Ripeto, non l'ho presa perché secondo me su di me non mi piace. La trovo molto bella, ma non su di me. Tra l'altro da abbinare, quei modelli di vestiti che se li abbini con gli anfibi e il giubbino di pelle, sono fichissimi. Quindi, beh, non lo so, no, io non l'ho presa, però belli, belli, belli. Vado ancora a scurire ancora un pochino l'angolo esterno. Solo perché in realtà voglio usare troppo questo colore, che con questo colore che si chiama Let It Rain, che è un nero
ma con questi riflessi glitter bronzo, bellissimo. Per cui ci provo, andiamo con un pennellino probabilmente piccolo tipo questo, che sì, ha la punta in realtà già sporca ma di marrone, per cui, e però non si sovrappone. Oggi a pranzo, che avrei tanto voluto mangiarmi un'insalata, invece c'è una minestra di quelle, una zuppa di quelle pronte, che è in scadenza. Fortunatamente è una zuppa di quelle che mi piace, perché è zucchine e patate, e quindi mangerò quella, anche se in realtà avrei mangiato più volentieri forse un'insalata. Allora, adesso provo a sfumare un pochino. Allora, adesso si apre un mondo di possibilità, nel senso che intanto rimuovo lo sporco sotto l'occhio. Potremmo andare avanti con questa palette e usare Evergreen, che ora vi swatcho, che è questo, che è un verde dorato. Ma abbiamo un miliardo di palette duochrome col verde, per cui in realtà pensavo di provare una di quelle. In particolare direi che andiamo avanti con questa qui micro di Sugar Drizzle, che si chiama Pickle, e potremmo anche mettere il rosa in realtà, perché secondo me ci starebbe benissimo. Dill Pickles, ci proviamo. Prendo il pennellino in silicone. Bello, bellissimo. Io adoro questo brand, un brand americano. Trovo che abbia degli ombretti veramente favolosi. Peccato che è americano. In realtà fosse inglese non cambierebbe niente ormai, quindi neanche da dire che inglese vi consegna più velocemente. In realtà no. Cosa ne dite? Allora, finisco il viso e torno, e poi finiamo gli occhi. Ok, eccoci. Allora, ho fatto la mia base viso. Adesso vado a prendere questo ombretto, perché continua a essere un ombretto che mi piace un sacco, e vado ad applicarlo sotto l'occhio.
così. No, in realtà non tutti quei riflessi bronzo che ci sono nella cialda io non li vedo sugli occhi. Lo riutilizzerò, perché intanto questa palette la userò tutta la settimana. Ma proverò a usare solo questo colore, magari su una base bianca o nera. Ora vediamo. E vado solo ancora un attimo a sfumare con questo qua. Ora che ho tutto il trucco fatto. Vado ancora a prendere di nuovo l'ombretto bianco, questo qua opaco, e ne applico un goccino sotto l'arcata sopraccigliare. Anche dall'altro lato, perché mi sembra un po' tutto troppo cupo, scuro, spento, un po' mal fatto. Non sono soddisfatta oggi. Cioè, mi piace tantissimo l'accostamento dei colori in rosa, che forse avrei dovuto bagnare. Ora metto un po' di eyeliner nero, anche se in realtà forse si potrebbe anche evitare. Sì, sono riuscita a fare una riga talmente sottile che stento a vederla anche io. Ma secondo me è perché è finito l'eyeliner, non perché io sono così brava. E ora mascara sto usando, che ormai è quasi alla fine, il Toy Boy di Diego Della Palma, quasi alla fine perché è aperto da tanto e lo trovo un po' secco. Questa macchia la levo dopo. E non so se ve ne accorgete anche voi dalla camera, che l'effetto non è più come quando l'ho aperto la prima volta. Lo trovo molto più appiccicoso. Meno bello, comunque lo trovo meno bello. Ma è aperto da tanto, eh? In realtà fin troppo per i miei gusti. È che avendo ripreso a fare video non è che mi è capitato. Ho sbagliato e ho aperto un sacco di mascara tutti insieme, che infatti mi stanno finendo tutti insieme, ma in realtà avrei dovuto limitarmi e aprirne due per volta. Allora sì che aveva senso. Quindi, questo è quanto. Aggiungerò ancora un po' di blush perché in realtà non sono soddisfatta. Blush, ho messo in uso il Nude Peach di Catrice, numero 025. Questo pennello è un pennello di Morphe, il numero M527. Sì, non sono soddisfatta. Rossetti, oh, dov'è? Oddio, mio figlio mi ha toccato le cose. E dove me l'ha messi? Avevo messo tutti i rossetti, forse qua dentro. Tutti i rossetti che volevo usare in questo periodo, forse sono qui dentro. Sì. Ho tirato fuori un po' di rossetti di MAC fondamentalmente, e oggi usiamo Fashion Revival,
quindi sono rossetti molto vecchi nella mia collezione e che ho deciso che devo usarli. Anche perché, parliamoci chiaro, si indossano ancora le mascherine. Io non metto il rossetto per uscire, quindi trucco gli occhi, trucco il viso, ma non metto il rossetto sotto la mascherina. Ma non per non macchiare la mascherina, che intanto poi la butto via. E per non riuscire a togliermi la mascherina e sembrare il Joker. Fashion Revival è un colore che a me piace tantissimo, veramente veramente tanto. E niente, quindi questo è il trucco. Non sono soddisfatta, non sono soddisfatta. Potremmo provare ad aggiungere ancora un po' di rosa, ma io col dito non sono brava. Così. E così, comunque non sono soddisfatta del trucco, ma perché in realtà il nero che speravo che fosse molto più bronzo, non è bronzo, non è proprio come lo volevo io. Però non fa niente, dai, amen. Io niente, vi ho fatto vedere un po' di palette che magari non sono proprio comuni in Italia. Se ve ne interessa qualcuna in particolare, lasciatela nei commenti, che sicuramente la vado a utilizzare. Mi faccio gli swatch è più facile che li troviate su Instagram in realtà.